Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Per il progetto di oggi utilizzerò questo kit di carte che mi è stato chiesto di creare per San Valentino e che ho realizzato con molto piacere e che vi anticipo che comunque non è un kit che si può utilizzare solo ed esclusivamente a San Valentino. Infatti ho voluto fare una cosa appunto che si potesse utilizzare magari per dei progetti un pochino più. Bah, se vogliamo dire usare questo termine sdolcinati, ma non necessariamente per San Valentino. Infatti, il lavoro che farò oggi, per esempio, si può tranquillamente, utilizzare per un altro momento e non per San Valentino. Comunque, vi faccio vedere velocissimamente il kit che trovate nel mio negozio online e nella descrizione del video trovate il link al negozio. Ho stampato già tutti i fogli fronte e retro. Perché così, insomma, quando utilizzerò le carte sono già tutte stampate fronte e retro. Quindi abbiamo questa carta con delle rose e poi ci sono questi disegnini bianchi sul grigio, tonalità grigio e un rosso molto, molto delicato. Qui abbiamo una carta con la scritta Love. Le tonalità sono tutte del grigio, del rosso, del bianco e del nero. Vedete, qua abbiamo il cuore con di nuovo una rosa. Questa è una carta semplicemente con dei cuoricini rossi sul grigio. Questo è uno sfondo con dei cuoricini grigi sullo sfondo rosso, un po' tutto così, non mi viene il termine, passatemelo. Poi ho fatto una carta così con delle righe con la scritta Love. Queste magari sono per San Valentino, sono gli ideali perché vedete i classici cuori rossi con le scritte Love, va bene, però non sono tutte così. Allora, in questo caso cosa ho fatto? Ho fatto una carta, due carte anzi, le faccio vedere. Adesso poi vi farò vedere durante il video come le utilizzo. Però in realtà queste sono due carte che si potrebbero utilizzare anche solo per la copertina, vedete, di un libricino o comunque in un altro modo, ma in realtà queste sono delle buste a forma di cuore. E io cosa ho fatto? Ho utilizzato questo decoro che c'è in tutte e due le buste, vedete questo decoro qua, che fa da anche da segno per andare a fare la piega sulla mia carta, ma poi ve lo farò vedere realizzandolo. Quindi ho realizzato carta e nello stesso tempo questa può tranquillamente diventare una busta. Idem questa versione con il cuore rosso. Poi ho questa carta nera e grigia fatta così, molto versatile. Questo è il retro che io ho stampato perché poi sapendo capi sap cioè il bello delle carte digitali è che voi potete stampare il fronte e retro come volete. Io adesso li ho stampati in questo modo, ma non necessariamente dovete stamparli con questo ordine. Questo ha dei fiocchettini piccolini, molto carini, e dall'altro lato ho fatto la pagina semplice grigia con questi decori bianchi. E poi ci sono c'è la carta dove ho messo le quattro versioni decorate non. Ce ne sono due, quindi con tutte le versioni che io stampo sempre perché intanto si possono utilizzare da sole come tipo per fare delle tag piuttosto che delle tasche, sono già più piccoli, i disegnini sono più piccoli e nello stesso tempo si possono poi ritagliare i disegni per avere un formato diverso da attaccare sugli album, sui junk, sulle card, su quello che realizzate. E infine ho fatto anche questi due fogli che sono due fogli da lettera, infatti. Mentre questo, sempre kit digitali che potete stampare come volete, mentre questi fogli li ho stampati su della carta da 200 grammi, questi li ho stampati su della semplice carta fotocopiatrice perché appunto volevo realizzare solo semplicemente delle lettere. E ho fatto la versione con la rosa, che ho messo più piccola e più grande, e la versione con il cuore. Per avere una letterina decorata con le righe che viene carina da inserire nelle mie buste. Fatto vedere il kit, passiamo subito con il procedimento per realizzare il progetto di oggi.
Allora, per il progetto di oggi ho deciso di utilizzare questo foglio che ho stampato in questo modo con i fiocchetti all'interno e dall'altra parte il disegno grigio con i decorini bianchi, proprio perché, come vi dicevo, volevo fare un qualcosa che non fosse prettamente dedicato al San Valentino. Allora, come prima cosa tagliamo il mio foglio con le dimensioni esterne di 19,5 x 25,5. Allora, come prima cosa taglio qui a 25,5. Ma questo perché? Perché questa carta, sapete che a me non piace sprecare nulla, la utilizzerò cioè mi serve per creare una parte del progetto, e quindi tagliando prima da questa parte la utilizzerò tutta. Quindi abbiamo detto 25,5 per 19,5. Così. Ora vado a fare dei pieghi sul mio cartoncino. Allora, facciamo il primo piego a 5 centimetri in questo modo, il secondo piego a 6 centimetri, il terzo piego a 15 centimetri e mezzo. E il quarto piego a 16 centimetri e mezzo. Vado a piegare, a fare tutti i pieghi, li schiaccio bene in questo modo, così, e anche dall'altra parte. Adesso vi faccio vedere per quale motivo io ho deciso di fare queste dimensioni, ma chiaramente queste dimensioni si possono tranquillamente modificare. Questo perché? Perché io ho deciso di inserire all'interno della mia card con regalino questa stecca di cioccolato. E quindi ho lasciato 1 cm di spessore per poterla contenere, e ho fatto l'altezza della dimensione giusta. Chiaramente, se voi utilizzate qualcos'altro, potete tranquillamente cambiare le dimensioni. Vedete però quale deve essere l'effetto finale, cioè questo. Ok? Allora, perché ho ottenuto il mio pezzettino qui di carta, vi faccio vedere subito, perché praticamente io voglio creare le alette, così non sarebbe bello. Voglio creare delle alette per coprire e per contenere il tutto. Quindi ho bisogno di questa carta per creare le mie alette. Allora, l'altezza del mio cartoncino la teniamo tutta, che è circa 4 centimetri e mezzo, va bene. E adesso vado a calcolare l'interno, così, della mia scatolina, diciamo, no? Della mia card scatolina, che è, aspettate che misuro un po' bene, quasi 9 e mezzo, quindi noi lo facciamo leggermente più piccolo e tagliamo due pezzettini da 9. Quindi così vedete che abbiamo proprio utilizzato appieno il nostro foglio e non abbiamo sprecato nulla. Ok. Di questi due pezzettini, cosa vado a fare? Vado a, nella parte, faccio vedere bene così, tengo 1 cm qui sul lato corto, che sarà quello che mi permetterà di incollarla alla mia card, e poi tengo ancora 1 cm, faccio un altro piego a un altro centimetro, perché ora vi faccio vedere, perché è più semplice farvelo vedere che non spiegarvelo a parole. Quindi pieghiamo, primo piego 1 cm, secondo piego
2 centimetri. Questo perché? Perché ho bisogno del primo piego da un centimetro da andare a incollare qui sul mio, sulla mia card, e poi ho bisogno di creare anche in questo caso il mio, lo spessore per la mia scatola di cioccolata, così come l'ho creata su tutti i lati. Quindi vado a fare su tutti e due i pezzettini di carta i pieghi a 1 e a 2. Allora, un centimetro e 2 centimetri, così. Ok, pieghiamo di nuovo, l'ho fatto storto, aspettate, perché per non mettere le mani mentre lo facevo l'ho fatto un po' storto e non va bene. Ok, così l'abbiamo recuperato, quindi un centimetro e a 2 centimetri, così. Ok, allora adesso voglio, con la mia fustella, scelgo il mio lato preferito. Sono bellissimi tutti e due, ma ognuno, a me piace di più questo, quindi con questo motivo qui vado a lavorare gli angoli sia delle due alette in questo modo che di tutto il mio, di tutta la mia card, diciamo così. Quindi faccio tutti e quattro gli spigoli. Ora vado ad incollare i due particolari. Allora, i due particolari li incollo così dall'esterno, in modo che quando è poi chiuso rimane un lavoro finito. Per cui facciamo così, andiamo a mettere la colla qui sul primo centimetro di piego, ok, e adesso vado ad incollare al centro sulla mia card. Centriamo, è quasi preciso, perché vi ricordo che era, ho fatto un 9 centimetri a fronte di un 9,5 di larghezza, quindi la centriamo in questo modo, pieghiamo in modo da andare ad incollare perfettamente, quindi la piegate così abbiamo esattamente così a filo, e idem facciamo dall'altro lato. Quindi vado a mettere la mia colla sul bordino da un centimetro, inserisco qui al centro, piego subito, così ho anche, mi viene anche più facile vedere qual sia la centratura, così, e vado ad incollare. A questo punto inseriamo il nostro cioccolato. Sì, l'ho inserito al contrario, perché in realtà io la carta la voglio fare così, e vedete che abbiamo un lavoro fatto bene, perché abbiamo la nostra chiusura sui bordi. Ora, per chiudere la mia card, intanto facciamo subito una cosa. Voglio decorare la parte esterna, ecco, facciamolo subito così. La parte esterna, che è quella dove vedete ho incollato sul di fuori il mio pezzettino di carta, non voglio lasciarla così, che non starebbe neanche male, insomma, però la voglio ancora decorare, e quindi cosa faccio? Vado a prendere semplicemente
il mio nastro che mi avete visto utilizzare tantissime volte, nastro con il biadesivo, e vado direttamente ad incollare questo sulla parte che ho incollato, per, diciamo, eliminare questo piccolo particolare di sovrapposizione che si vede, che non è bellissimo, diciamo. Quindi io lo vado a coprire in questo modo, anche perché voglio farvi vedere che, nonostante, adesso vado intanto ad incollare, perché queste carte sono fatte con dei colori, diciamo, più freddi, no? Perché come base non ho usato il l'avorio come faccio di solito, perché a me piace tantissimo così, con l'effetto un po' vintage, ma ho utilizzato il grigio, il bianco, quindi sono dei colori un pochino, però voglio utilizzare questo tipo di pizzo, che comunque è avorio, per farvi vedere che sta benissimo lo stesso, anche se è un pochino più caldo, perché è una tonalità di colore molto molto versatile. Nel link dei prodotti, nella descrizione del video, trovate questo pizzo con questo adesivo, che è comodissimo da utilizzare. Vedete che anche se è avorio rimane molto molto fine, quindi si può utilizzare tranquillamente. Ora passiamo alla chiusura della nostra scatolina. Allora, per fare ciò vi faccio vedere come ritagliare la mia busta a forma di cuore, perché io vorrò utilizzare la busta per fare la chiusura. Quindi, allora, organizziamoci un attimino, faccio così, ok, per avere giusto una base più resistente sotto. Allora, come vi dicevo, io ho utilizzato, cioè ho disegnato questa decorazione, questo particolare, che è sì un disegnino, ma in realtà è quello che mi permette di segnare dove fare i pieghi per poi realizzare la mia busta. Ho voluto fare in questo modo qui. Quindi io vado a mettere il mio righello di metallo in questo modo e vado a segnare il piego sia da una parte che dall'altra. In questo modo, sia da una parte che dall'altra, così. E ora vado a tagliare il mio grande cuore. Una volta ritagliato, abbiamo già i pieghi della nostra busta, che sono questi. Vado a piegare la mia busta fino a quando qui non arrivo, semplicemente a filo, proprio il riferimento sui tagli, sui pieghi che ho fatto prima. Quindi vado a schiacciare bene, così. E adesso vado a chiudere la mia bustina. Come vedete, è una cosa semplicissima. In questo modo schiaccio bene e la mia bustina a forma di cuore è già bella che finita.
Ora, in questo caso voi potete decidere di chiuderla, incollarla sui bordi, oppure di lasciarla anche così. E così rimarrà un cuore, come preferite. Ora, io praticamente voglio, mettiamo dentro la mia stecchettina, così mi dà il supporto giusto per chiudere il tutto. Voglio praticamente andare ad incollare in questo modo la mia busta che farà da chiusura. Quindi, considerando che la metterò a metà, così cosa vado? Vado a inserire un po' di colla solo su metà della busta. Quindi in questo modo qui vado a mettere la mia colla. Tenendo più o meno la larghezza di cui so che ho bisogno e vado ad incollare centrandola così. Quindi schiacciamo bene, controlliamo che sia dritta. Se sì. Ora io ho deciso di tenerla bloccata, quindi vado a mettere anche un po' di colla qui dalle due parti, in questo modo. Quindi chiudo e incollo. Perché preferisco che rimanga chiusa, ma come vi ho detto, ognuno può decidere di fare come preferisce. Quindi a questo punto cosa devo fare? Mi devo occupare un attimino dell'interno della mia apertura, perché non voglio che rimanga così. E quindi cosa vado a fare? Vado intanto a chiudere la colla, perché altrimenti mi si secca, che è importantissimo. Ok, allora vado a calcolare quanto ho di spazio in questo punto, quindi questa è 15, diciamo. E poi la terrei 3,5 per 3,5, 7. Allora, 15 per 7. Vado a ritagliare un rettangolino di 15 per 7 per lavorare questa parte interna. Prendiamo la nostra taglierina. Allora, 15 per 7 direi che posso utilizzare tranquillamente, è un po' più corto, sì, però potrei anche farlo. Utilizzerò uno di questi rettangoli perché sono più o meno delle dimensioni giuste e vado a prendere, vediamo un po'. Voglio cambiarla perché non voglio utilizzare quella dei fiocchettini che c'erano prima. Direi che posso utilizzare questo rettangolo. Quindi vado praticamente un attimino a tagliarlo, così faccio in frettissima e ce l'ho già disponibile, così, perché nella lunghezza lo utilizzo tutto in questo modo. Ok. E poi vado a tagliare i miei 7 centimetri che avevo detto. Così. E vado ad incollarlo in questo modo qui per coprire, diciamo, questo particolare. Per cui prendo la mia colla. Volendo è bello anche questo, guardate, vedete che alla fine ho stampato i
ho stampato, diciamo come i quattro fogli ho stampati a caso. Ho tagliato questo, però queste sono le modifiche in corso d'opera. Direi che volentieri utilizzo questo come lato. Ho cambiato idea, eccoci. Immagino che capiti anche a voi quando fate i lavori. Mentre state facendo le cose, di accorgervi che forse se fate dei cambiamenti viene meglio. Anche perché vi dico, questo quando non avevo preparato chiaramente tutte le carte, ho detto lo faccio al momento, per cui ci sta. Sì, mi piace di più, quindi metto questo, ok, incollo bene. Facciamo così, perché comunque in questa, tanto adesso vedrete, voglio ancora coprirlo un attimino questo in un altro modo, però lo facciamo dopo. Ora ci occupiamo del bigliettino da inserire nella mia bustina. Allora, misuriamo la larghezza che è un 7,5 e l'altezza che è un 14 e mezzo, quindi facciamo un 14 e mezzo per 7, diciamo la fine della lettera da inserire, del biglietto da inserire all'interno della busta. Quindi ho detto, per evitare di sbagliare, 14 per 7. Sì, perfetto. Allora prendo il mio foglio, questo che ho deciso di utilizzare. Tiro via una piccola parte qui sotto di bianco e quindi facciamo un 14 per 7, vuol dire che facciamo un... Allora, tagliamo a 14 il nostro foglio intanto così, ok? E poi lo tagliamo ancora 7, 7, 14. Lo tagliamo in questo modo qua. Allora, no, facciamo così, voglio togliere un pelino qui di bianco sul bordo ancora. Queste chiaramente sono tutte cose molto molto soggettive, eh. Io voglio farlo così, ok? E tengo un 14 così. Ora io avevo stampato fronte retro, vedete? Fronte retro il mio foglio. Questo è un foglio veramente sottile, quelli che si utilizzano per fare le fotocopie. Quindi l'ho stampato fronte retro già in previsione di fare questo lavoro, così. Quindi lo vado a chiudere con la mia fustella. Vado a tagliare gli angoli, fustellare gli angoli, li fustello anche da questa parte così viene più carino, così. Qui, se vogliamo, lo possiamo decorare, per esempio, ritagliando una di queste rose che mi sono rimaste dal foglio della busta. Quindi vado a ritagliare. Tra l'altro io quando disegno i kit cerco anche di fare un po' attenzione ai particolari che inserisco da ritagliare, perché a volte ci sono dei particolari da ritagliare che sono talmente difficili e particolareggiati che passa un po' la voglia. Invece cerco sempre di fare delle cose che rimangano piuttosto semplici, in modo appunto da poterle ritagliare velocemente. Quindi guardate che carina, gliela andiamo a inserire qui al centro. Aspettate però che devo aprire un attimo per capire se ci siamo, perché è un attimo che lo incollo dalla parte sbagliata. Sapete che ogni tanto in qualche video mi è capitato di... Poi me ne sono accorta addirittura mentre facevo le foto, di aver incollato dalla parte sbagliata magari il particolare. Però bisogna,
fare un pochino attenzione quando si fanno queste cose. Eccoci qua, guarda che bello. Ok, e adesso non devo fare nient'altro che andare ad inserire nella mia bustina il mio bigliettino. Così. E fatto ciò, potremmo anche qua andare ad incollare un altro particolare, ma adesso non lo faccio solo per questioni di tempo. Però, per esempio, si potrebbe ritagliare, eccola qua, semplicemente. No, lo voglio fare perché, scusate, ma voglio farvi vedere una cosa, perché secondo me viene talmente carino che lo faccio. Quindi abbiate pazienza, la ritaglio solo ancora un secondo, però questa volta tanto faccio in fretta perché voglio andare a ritagliare soltanto il bocciolo, così. No, perché adesso che l'ho visto mi è venuto un po', mi è venuto subito in mente, visto che è una cosa veloce, preferisco farla così, la faccio vedere. Ok, ho ritagliato solo il bocciolino che voglio andare ad incollare qui. Quindi era una cosa veramente veloce veloce, ma mi piace. E quindi l'abbiamo fatta. Ok. Ops. Vedete che rimane decisamente più carino. E ora, come sapete, a me lasciare le buste che si aprono non mi piace, e quindi con il mio solito sistema, questo è il mio contenitorino che ho fatto con le carte natalizie, ma che potete anche fare con delle altre carte, che è comodissimo perché vedete, io l'ho utilizzato in questo modo per inserire dei piccoli particolari. Quindi prenderò uno dei miei termabuste, che sono i particolari in metallo per rinforzare gli angoli anche degli album, ma io lo utilizzo per fermare così le mie buste. Quindi colla, mettiamo questa colla che è più tenace qui sul bordino e andiamo ad incollare così. Ok, togliamo la colla in più e adesso diamogli un attimino il tempo di incollarsi. Cui, allora, mentre questo si incolla, vi faccio vedere il retro. Non dovrebbe più cadere. Guardate che carino, che comunque è rimasto rifinito. E adesso per completare, ah no, 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 mi stavo dimenticando una cosa. Allora, vi avevo detto che l'interno non era ancora finito, perché? Allora, chiudiamo, tanto dovrebbe già tenere, spero di sì. Ecco, da questa parte volevo ancora fare una cosa, cioè utilizzare un piccolo particolare di questo foglio, però farei proprio una cosina, una striscettina che potrebbe essere un 5 per, vediamo un po', sì, un 5 per 11, ma questo veramente, cioè, capite che è proprio una cosa soggettiva, eh? Cioè, ho deciso di farlo così, ma potete farlo veramente della misura che volete. Quindi vediamo di farlo, sì, lo prenderei così, perfetto. Allora, così utilizziamo anche l'altro lato del mio fogliettino. Quindi abbiamo detto un 5 per 11. Quindi vado un attimo a togliere un po' di bianco, quindi 11. Poi vediamo se ci piace, perché altrimenti possiamo tranquillamente ridurlo. Vediamo un po'. Ho dato una testata alla telecamera. Eccoci. Per poter scrivere ancora qualcosina. Vi dirò che, per esempio, vedete adesso tiro via il fiore, perché
Questo è proprio fatto sul momento, eh. Sì, lo preferisco così, mi sembra più fine. Sapete che io prendo le decisioni così come capita, quindi facciamo anche i bordini di questo in questo modo. Mi sembrava un po' troppo pacchiano. Invece così, sì, direi che è più bello. Ok? E lo vado ad incollare. Quindi pennino di colla sulla carta e non sulle dita, così, ok. Stavo pensando se metterlo al centro, neanche, guardate, io lo metto qua, mi piace di più. Ok, non so cosa ne pensate voi, scrivetemelo nei commenti, perché non so se io a volte faccio le cose un po' troppo magari minimal, perché vedo tantissimi lavori fatti con tantissime cose attaccate, tantissimi. I miei lavori mi sembrano sempre un po' così, forse un po' semplici, non so se usare questo termine, ma a me piacciono così, e quindi questo è quanto. Per cui eccoci, allora abbiamo il nostro interno. Volendo qua si poteva ancora mettere, possiamo anche farlo, per esempio, possiamo ancora mettere una tasca. No? Nel caso si volesse, si potrebbe mettere una tasca per incastrare una foto, qualsiasi cosa, però direi che non voglio far venire questo video lunghissimo, e tanto voi mi fate vedere poi con i vostri lavori bellissimi che fate, che a voglia di fantasia ne avete tantissima, e quindi fate delle cose stupende e avete capito che prendete come spunto il mio e poi lo decorate come volete. Un'ultima cosa da fare, perché è vero che la nostra bustina è chiusa, ma non completamente. Io voglio prendere uno dei miei rotolini dei pizzi, che trovate anche questi nel link dei prodotti, perché sono i 12 rotoli. Guardate, prendo questo che è il più sottile probabilmente dei 12 rotoli che ci sono, perché ci sono varie dimensioni, ma io voglio prendere questo, che mi piace di più. Ne taglio un pezzettino, così, non faccio nient'altro che andare a chiudere la mia scatola. Se volete potete incollarlo sulla parte posteriore in modo che non si muova, altrimenti io lo metto anche così un po' più in alto, così, ok. E vado a fare il mio fiocchettino, semplice semplice, in questo modo qui. E così la mia card dolce, chiamiamola così, è terminata. Spero che anche questo progetto semplice semplice vi sia piaciuto, che il mio kit di carte di San Valentino, ma come avete visto non solo, anche vi sia piaciuto. Lasciatemelo nei commenti, così questo mi aiuta sempre per capire se anche il modo in cui sto disegnando le carte, il mio gusto nel disegnare le carte e anche il vostro, insomma, se trovate perché il mio intento è quello di disegnare delle carte appunto che si possano utilizzare non sempre solo per una cosa specifica, ma per fare qualsiasi lavoro che a ognuno possa venire in mente. E come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e risponderò più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo ulteriormente crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!